Vai. Cari amici, anche oggi è una giornata splendida. Campale. Sì, meravigliosa e noi siamo molto soddisfatti. Siamo nei meravigliosa in senso giardini. Morale. Sì, sì. Siamo nei giardini della, degli uffici della Regione Lazio, dove ci eravamo recati per conferire con gli uffici del difensore civico, e chiamalo difensore civico, no, perché se chiamano difensore civico noi lo chiamiamo offensore civico, no, offensore del diritto più essenziale, basilare. Ecco, dei cittadini. Perché l'Italia è tutto invertito, no? Le donne vogliono fare gli uomini sono froci. I difensori fanno gli offensori. I difensori fanno gli offensori. Insomma, adesso il racconto avverrà in altri modi, anche perché procederemo a specifiche denunce alla Procura della Repubblica, tanto voi sapete e noi ne abbiamo fatte tante. E praticamente a un certo punto questi signori si sono drasticamente rifiutati di procedere in alcuni procedimenti molto importanti che avevano iniziato oltretutto. Allora noi siamo stati costretti a chiamare la polizia. Il bello è che, avendo chiamato la polizia, questi signori cercavano in tutte le maniere di parare il colpo. Sì, di menare il can per l'aia. Siamo stati quindi costretti ad alzare leggermente la voce. Allora, siccome voi, cari amici, sapete io che quando io alzo la voce so cazzi. Una dirigente se ne vada di qui e dico no, cazzo, col cazzo, io questo sono un ufficio pubblico, io rimango. Io resto qui perché questa è casa mia, puttana. Adesso facciamo l'ultimo commento a Orazio, il quale è a tutto, poi tutto documentato, cari amici. Beh, tutto. Che devo dire? Cioè, io sono come il profugo, ecco, facciamo conto, che arriva in Italia avendo diritto ad avere, il cittadino che non ha nessun diritto. No, ma un profugo che ha diritto ad essere accolto, ad avere normativa che non ha, che non è amico degli amici, cioè dei preti che vogliono tanto bene agli islamici, ricordiamoci sempre che Franceschiello ama gli ali, certo. E non a caso, perché come si salvò il grande santo San Francesco? Andando dal sultano, parlando direttamente con il sultano, il quale giustamente il sultano fece sapere a chi dovere, dice vedi un po' di calmarti. Ma secondo te, no? Adesso passiamo di paro in frasca, ma uno che va pellegrino in terra santa, ma va a parlare col sultano? Se non c'ha un accreditamento più che importante. Esatto, il sultano era molto che è scemo il sultano. Il sultano era molto oculato, certo. E sapeva con chi parlare. E quindi torniamo a non noi. Entriamo nel Ma merito. Noi in ogni caso abbiamo degli amici sultani, ricordiamo, questi qui ancora non credono e non sanno che noi abbiamo delle amicizie sultanistiche. Non vi ho mai raccontato i cazzi miei, come si dice, metaforicamente, perché sono veramente cazzi molto complicati e riuscirli a capire quando non si capisce, come dicevo stamattina. Ma alla base c'è un Don Rodrigo. Esatto. C'è un Don Rodrigo. Esatto. Che si tratta semplicemente dell'amministrazione comunale di un paesino del cazzo che si chiama. Sono 36 anni che sono in contenzioso civile e penale e amministrativo con l'amministrazione del comune di Formello. Non sto a entrare nel dettaglio perché ci sono 36 anni di lotte, per cui. Sarebbe, prima o poi pubblicherò qualche decina di libri in merito, perché che nessuno leggerà. Allora, quello che è importante sapere però è che finalmente, dopo aver tentato tutte le strade in ogni modo per 36 anni, già nel 2003 venni a richiedere l'assistenza degli uffici del difensore civico della Regione Lazio, e in quell'occasione, pure se con molta lentezza, qualche cosa poi era uscito fuori. Non entro nel dettaglio, che sennò siamo qui 3 anni. La cosa invece importante che riguarda il fatto di oggi è che il 7 aprile del 2016 sono venuto qui, ho portato all'ufficio protocollo tutta una serie di dossier, esattamente 6 dossier, che dovevano servire a fare 6 procedimenti diversi, sempre tutti contro il Comune di Formello, ma per altri fatti, per fatti diversi, per personaggi e funzionari e mansioni e ruoli diversi. E per risposte o mancate risposte da parte dell'amministrazione che fa la gnorri. Esatto. Dopo aver fatto parecchie irregolarità, fa ancora la gnorri. Allora, finalmente, poco prima di Natale,
quando, allora, noi avevamo fatto un accordo, convenuto con la dottoressa che mi aveva all'epoca interfacciato il difensore civico, avevamo concordato di portare avanti un procedimento alla volta, gradualmente, ma io non immaginavo mai che per concludere il primo ci fossero voluti addirittura 12 mesi, per cui adesso, la settimana scorsa... Noi siamo stati anche costretti a denunciare... Certo, alla procura della Repubblica, la risposta del Comune di Formello certamente. È la risposta del Comune di Formello, che ha declinato e ha detto che non ha le pratiche, non ha i documenti, non ha i documenti. Infatti i documenti se li sono messi in culo reciprocamente del sindaco e tutti gli assessori. Allora, dai, per arrivare a oggi, 10 giorni fa più o meno sono venuto di nuovo con Giorgio e altri amici qui alla sede del difensore civico presso la Regione Lazio. Anche Giorgio in veste di presidente di Asso Consumatori, oltre che di amico. Insomma, fatto sta che abbiamo portato al protocollo anche quella ulteriore reiterazione di richiesta di accesso agli atti e comunque di parere espresso e motivato sulle mancate risposte che c'erano state fatte e non erano state fatte nel corso di questi 36 anni. E oggi, siccome per altro motivo dovevamo venire qui, Giorgio doveva venire qui, ho detto vengo anch'io e ti accompagno. Allora vengo qui e che cosa succede? Vado dall'interlocutore che nel frattempo era subentrato alla signora che avevo inizialmente contattato per fare tutte queste procedure, il quale era al corrente perché ci eravamo sentiti per telefono parecchie volte, e vado a parlare con lui e lui che cosa fa? Mi prende e mi conduce presso l'ufficio di un altro collaboratore del difensore civico, il quale, ignorando completamente la vicenda, interfacciandosi con questo precedente mio interlocutore, che cosa fa? Prima ascolta per un bel pezzo per cercare di capire, per fortuna, poi, non avendo capito un tubo probabilmente, che cosa fa? Mi dice testuali parole: no, per noi il procedimento è chiuso. Ho detto sì, il primo procedimento è chiuso, lo so. Di sei, ma adesso partiamo col secondo procedimento. Quando vedevo che faceva il ritroso, ho detto beh, allora aspetti, tanto non è essenziale portare avanti tutti, che sarebbe veramente pignoleria, no? Ecco, a questo punto a me invece serve di sapere almeno l'esito, una risposta precisa, definita e motivata di una serie di atti che compongono il sesto fascicolo, almeno quello. E questo dice no, per noi è finito tutto, è concluso qui, basta. Allora, no, dopo aver conferito con l'altro. Dopo aver conferito con l'altro. Quindi erano d'accordo tutti e due, i due compari. Lo diciamo ai fini dell'associazione per delinquere, certo, nel caso. Allora, insomma, visto l'andazzo, ho detto no, guarda, facciamo così, chiama i carabinieri, gli ho detto a Giorgio, perché il mio telefono non prendeva, chiama i carabinieri e vediamo. Dice allora lei esca da questo ufficio, ho detto no, noi non usciamo da nessun ufficio, questo è un ufficio pubblico, qui siamo e qui rimaniamo, chiamiamo la forza pubblica, poi lei dichiarerà di fronte alla forza pubblica che non intende procedere per gli altri cinque procedimenti, lei si assume la responsabilità. Insomma, fatto sta, abbiamo aspettato un quarto d'ora più o meno che arrivasse la polizia, è arrivata la polizia, siamo andati insieme di nuovo dentro, perché l'avevamo aspettato qui davanti all'ingresso la polizia che arrivasse, l'abbiamo accompagnato negli uffici di questi signori, bei signori che ci hanno molto gentilmente rifiutato la loro opera. Obbligatoria opera! Non è un avvocato che dice guarda io questa causa me la sento, vai da un altro avvocato. Abbiamo detto ce lo dici alla forza pubblica, sì. ce lo dica alla forza pubblica. Quello che ha detto a me, sì, che ha detto a noi, al che hanno incominciato a cagarsi addosso. Sì. E a tergiversare. A tergiversare, ho detto guardate, voi se non rispondete comunque entro 48 ore io vi porto davanti al procuratore della Repubblica e poi al giudice. Esatto. Quello che non volete dire qui lo dite al giudice. Dopodiché diciamo, ma non siamo stati noi, è stato il difensore civico, il dottor Licheri, che è avvocato, che ha detto che non si può più procedere. Ha detto scusa, allora intanto anche lui lo denuncio sicuramente e senza nessun problema, anche se avvocato. E chiederemo non solo, ma chiederemo esattamente sapere qual è il suo vero stipendio. Infatti, insomma, in conclusione, praticamente la polizia è uscita dopo aver preso atto delle loro dichiarazioni, verbalizzato le loro dichiarazioni, dopodiché... Pronta? Va bene.
Dopodiché io e Giorgio siamo rimasti per un altro qualche minuto, in cui poi, guarda caso, si è addivenuti a un briciolo di compromesso. E tu di esattamente e questo compromesso, io gli do 48 ore da oggi, da mezzogiorno di oggi, sì. 48 ore per dire si procedono. Di, cari amici, oggi 23 gennaio 2017. Poi vi terremo aggiornati. Sì. E quindi adesso vedremo se, se entro il 25 alle ore 12 hanno proceduto a convocarmi per parlare direttamente col difensore civico. Esattamente. Visto che lui è avvocato e io vengo con il mio avvocato, ovviamente, di cui non ho bisogno, ma comunque perché serve formalmente. Esattamente. No, no, vieni anche con Asso Consumatore, vediamo un po' che cazzo. Certamente. Vediamo qui, cazzo e vediamo che succede. Dopodiché, gli ho detto, dopo io vi do 48 ore, se entro le 48 ore non andiamo ottemperata oltre i vostri obblighi. No, non andiamo oltre, quindi fissiamo un appuntamento, ci incontriamo con il difensore civico come persona, il dottor Ligheri e quant'altro, o diciamo mi date, senza che vedo il dottor Ligheri, che a me deve vedere, il dottor Ligheri me ne frega un cazzo. Sì, a me mi fa pure schifo, si assomiglia a quello che non lo era so, in televisione. Non me ne frega un cazzo, se, però mi cominciate a procedere per la sesta procedura che avevo richiesto, che è quella che mi interessa, per me le cose sono finite qua, salvo ovviamente procedere per l'altra omissione d'ufficio che li riguarda, per non aver segnalato il fatto alla Procura della Repubblica sulle porcate che mi rispondeva in violazione di legge, in molte violazioni di legge, la direttrice generale del Comune di Formello. Esattamente. Ho con finito, questo, cari amici, vi faremo sapere. Esatto, ricordatevi sempre che noi siamo fedelissimi al possessore del batocco, che si chiama il Grandio Priapo, e il nome del batocco, eventualmente anche di qualche litrozzo di olio di ricino, perché qui ho l'impressione che dovremmo ricominciare a distribuire olio di ricino. A presto, cari amici, sempre, a presto, solo, sempre, solo sempre, così. Così.